prof, un applauso ancora. Diciamo al nostro spettacolo di operetta, che è un po' datato, l'operetta anni 20, anni 30, abbiamo cambiato stasera dando una volta a queste bellissime ragazze e queste bellissime ragazze. E di farci conoscere, perché il nostro è un gruppo emergente, le ragazze hanno alle spalle tanti anni di studio, io tanti anni di come insegnante, coreografa, e stasera diciamo che debuttiamo con questo gruppo, Musical Show Group, fatto comunque di giovani talenti che hanno alle spalle già un bagaglio sia artistico, sia sulla danza che sul canto. Volevo innanzitutto appunto ringraziare Franco per averci dato l'opportunità di essere qua stasera, e Andrea Manfredini, che è della scuola Was Academy, che appunto la loro scuola è basata sul canto e è indirizzo musical, quindi abbiamo scritto questa collaborazione molto importante per me, per noi, per le ragazze soprattutto. E poi vorrei ringraziare la Fly Squad, che sono andati via, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato con la break dance. Basta, io non devo dire altro. Ringrazio soprattutto le mie ragazze e il mio corpo di ballo, che sono sempre splendide per me. Saranno alcune delle nostre ballerine di Musical Show Group nel nostro paese dei Campanelli il primo di agosto a Villa Capricotti. Grazie ancora. Allora, è il momento dell'operetta italiana più bella, più conosciuta, più famosa. Signori, il paese dei Campanelli. Allora torna a noi la meravigliosa voce di Annalena Lombardi con Massimo Gentili in Luna Tu. Vai maestro! Cercare c'è nel cuore.
una donna! Che occhio, No, perché mi avevano detto che qui in questo paese non c'erano donne, e invece ce ne sono, incantevole. E come vi chiamate? Io mi chiamo Bon Bon. E perché ti chiamano Bon Bon? Io mi chiamo Bon Bon perché quando vedo un uomo che mi piace divento fondant. Questa sera vi fondo io! Sì. Ma voi da dove venite? Ah, io vengo dritto dal Giappone! E come sono le donne in Giappone? Tutte gialle! Oh. E quindi voi conoscete la giavanese? La giavanese! Chi non conosce la giavanese? Nota sporcacciona, vero, che chiunque... No, ma che cosa avete capito? La giavanese, la nostra danza tipica! Se volete, ve la insegno. Com'è? Ve la insegno! Ve la insegno! Prego, maestro, che meglio! Passati,
per telefonare venivano usati i gettoni e nei giorni festivi c'era la tariffa ridotta. E poi che dire, c'erano anche i famigerati abbonati. Eccomi finalmente penetrata nei recessi del piacere. Una nuova giovinezza si riversa in me. Chissà se ho messo troppo rossetto. Io non sono abituata a questo genere di cose. Oh, questa è da dove sbuca? Un po' tartona, ma sempre buona. Ma abbiamo anche con lei. Oh, mamma mia, come conosce? Chi è quel coso? Vieni, farfalla, vieni, grisaglia festante a svolazzare. Io ti vergogno. Oh, ma non ti vergognare, a me piace l'obbe maturità carnosa. Oh no, guardi, io è la prima volta che vengo qui. Oh, mia cara, ma c'è sempre la prima volta, vieni. Oh, vi prego, vi prego. Sì, prega, a me piace essere pregato dalle donne. Oh, signore, poi io non vi conosco. Oh. Ma che importanza può avere un nome di fronte all'amore? L'amore? Sì, l'amore. Oh, avete detto l'amore? Sì. Ma io non credo all'amore a prima vista. E sei scettica? Oh no, sono miope. E tu potresti lasciare il nostro amore per qualche diotria. No, vi prego, quel signore, vero? Sì. In confidenza, proprio lo dico a voi così, vero? Io ho 80 anni. 80 anni? Oh, che scemo, oltre che brutto. 48! Oh, mia cara, ma questo vuol dire che ti hai 24 anni di giorno e 24 anni di notte, perché noi ci vedremo soltanto di notte, che per me hai soltanto 24 anni. Oh, ma sei un mostro, un genio, sai fare anche di conto, ti fai paura? Fisicamente? No, anzi, penso che sarai bellissimo quando ti sarai levato la maschera. Oh, ma io sono incontaminato, genuino, biodegradabile. Oh, io amo l'ecologia. Vedi che comincia ad amare. Oh, cara, pensa se ci vedesse mia madre. E questo è niente, ci vedesse mia moglie. Ma davvero tu mi vuoi? Vieni, mia silfide pennuta. Ciao! Caro, io con te verrei in capo al mondo. No. Voglio portarti giù al bar. Al bar? Sì. Perché? Voglio offrirti delle champagne. Champagne? Sì, champagne. Hai detto champagne? Sì. Oh, tu non sai che cosa succede. Temerario se io bevo lo champagne. Sì. Io potrei anche violentarti. A salirti, brutalizzarti. Sarà meglio che ne offra la gazzosa. E allora, caro, precedimi che io mi restauro. E tu che cosa fai, mia cara? Mi faccio bella. Ah, dunque, oggi è l'8 di luglio, sarei pronta per Ferragosto? Pazzerellone! Amarsi è davvero un gran brutto affare. In guardia bisogna, sai. Lo scherzo più ingenuo. Lo fa l'amore, come si sta bene
fortuna che ci sono io, che sono un grande ufficiale giudiziario. Ah, con me non scappa nessuno, nessuno, tutti e anche tutte prese da me, e tutte intendo anche le mondane, tutte catalogate e tassate. Ed ormai mi hai capito, restaurata abbastanza. Dove sarà andato quello? Ho detto, mi aspettava al ballo. Ma questa non l'avevo catalogata, a meno che non sia una sorella bandiera. Signorina? Sì? Ah no, è una donna. Permettete che scambi quattro chiacchiere con voi, ma perdonate, sì? Non ci siamo già visti da qualche parte? A me può anche darsi, sa com'è col mio mestiere, vedo tante persone, tante facce nuove. E chiamiamo le facce. Avrei il piacere di fare quattro chiacchiere con voi. Mi è dispiaciuta, ma sono attesa al bar da uno. No, tranquilla, tranquilla. Io lo so, nella vostra professione il tempo è denaro e bisogna rispettarlo, ma tranquilla perché io sarò breve, brevissimo, direi telegrafico. D'altra parte io, ma io so tutto di voi. Io sono della direzione. Ma è della direzione? Certo, addetto alle signore da sole. Oh, che direzione gentile, pensa proprio a tutto, eh? Ah, sì, a tutto e a tutti, ad ognuno il suo bel moduletto da compilare, no? Moduletto, non capisco. Ma certo, si mette nome, cognome. Ma allora non siete della direzione del locale? No, io sono della direzione generale delle imposte sul reddito, addetto alle signore da sole. Ma anche qua. E invece, visto, beccata, prego, accomodatevi, signorina. Grazie, prego. Gentile. Prego, grazie. Perché voi siete signorina, vero? Sì. Beh, quindi non siete sposata? Beh, non mi sono ancora decisa. Ma state tranquilla, tanto presto tardi il merlo spunta sempre fuori. L'importante è che non siate sposata, perché io sono il signore da sole e vi darò una mano a compilare io questo bel moduletto. Va bene, grazie. Ditemi nome e cognome. Esterina Morel. Esterina Morel. Nata? Sì. No. Nata? Giovanotto, se sono qua, sono nata, no? Volevo dire, nata quando? Ah, di pomeriggio. Vabbè, ci penserà l'ufficiale dell'anagrafe, intanto io posso andare a occhio e croce. Così a occhio direi un 50 anni. Giovanotto, avete sbagliato per lo meno di 5 anni. Ah, perdonate signorina, 55 anni. Dunque, beni immobili, proprietà. Ma sì, ho un appartamentino con due camerette. Da letto. Ma che ne va a dire da letto? Ma certo, i ferri del mestiere, la camera del lavoro. Bravo Garibaldi. Redditi professionali? Cioè quanto riuscite a guadagnare col vostro servizio pubblico? Ah, 4.500 franchi. All'anno? No, al mese. Forse non ci siamo capiti, signorina, io parlo di franchi. Franchi, anch'io franchi. Ma come, alla vostra età riuscite ancora a guadagnare 4.500 franchi al mese? Ma modestamente il mio lavoro vale molto di più. Brava Garibaldi! Ah beh certo, non avevo tenuto conto della specializzazione. La vecchia guardia che piuttosto muore, ma non si arrende mai. E fra qualche anno ne guadagnerò 6.000. 6.000 al mese? Al mese. Beh, signorina mia, non si può dire che manchiate di ottimismo, ma come? Più invecchiate e più aumentate le vostre pretese. Certo, più si invecchia e più si acquista pratica e esperienza. Brava Garibaldi! Certo, però bisogna trovare l'amatore. Oddio, al giorno d'oggi l'antiquariato va sempre di moda, E sicché ve la passate bene? Beh, non posso lamentarmi, specialmente ora che ho raggiunto un certo limite di orario di lavoro, vero? Ma per arrivare a questo, i turni di notte che mi sono dovuta fare. Sono pratico. Finché mi sono decisa e ho fatto il concorso. Perdonate, che cosa avete fatto? Il concorso. Ma quale concorso? Per passare di categoria. Ah, perché nella vostra onorata professione è previsto anche un passaggio di categoria. Tutti si lavora per migliorare, no? Questo è certo, però proprio non riesco a immaginarmi come possa svolgersi un concorso simile. Ma è facile, si dà un esame davanti a una commissione di esperti. Esperti? E là si dimostra quello che si sa fare. Quello che si sa fare. Marotto.
fanno ridere certe ragazze al giorno d'oggi che credono di sapere tutto. Io vorrei vederle là, davanti alla commissione! Anch'io! Perché la teoria è facile, ma... È la pratica che ti frega, eh! È bravo Garibaldi, hai capito? Allora scriverei miglioramento di profitti a seguito vittoria di concorso. Lo so. Certo, qui bisognerà però mettere dei nuovi moduli, perché proprio mancano certe voci, proprio non erano contemplate, quindi siete molto contenta della professione che vi siete scelta? Sono contenta, sì, sono contenta, certo che quando gli altri si divertono, si riposano, noi lavoriamo il doppio. È naturale, sennò come farebbero gli altri a divertirsi? Ma il guaio che comincia il sabato sera dopo le 8. Ah, la febbre del sabato sera! Per non parlare della domenica che si paga a metà tariffa. Domenica a metà tariffa? La domenica e tutte le feste. E figuriamoci durante la festa degli alpini? Quando c'è il salone dell'automobile. Certi spinterogeni. E poi cos'è che mi fa proprio disperare? Sono gli abbonati. No, non ditemi che nella vostra professione fate anche gli abbonamenti. Ma al giorno d'oggi sono quasi tutti abbonati, no? Beh, certo che sciocco, per risparmiare, ma scusate, l'abbonamento è personale. Ma certo che è personale. Quindi non è che uno fa l'abbonamento e che ne so, lo passa un amico, un parente, un cognato? No. Hai capito? Scusate la curiosità, ma come funziona questo abbonamento? Un po' come la tessera del tram, quella poi fuori, ogni foro, una corsa? Oh, per carità, troppi fori ci vorrebbero, no. Noi abbiamo il contatore, ogni volta, tac, uno scatto. E figuriamoci quando vengono a prendere il consumo. Proprio questa mattina mi lamentavo con Sua Eccellenza il Ministro. Ah, perché tra le nostre amicizie c'è anche un ministro? No, modestamente. Viene a trovarmi 2-3 volte la settimana. Un eroe della Resistenza. Mi lamentavo con lui delle esigenze degli abbonati. Beh, esigenze, via, poverini. Hanno pagato, sono abbonati e hanno i loro diritti. Lo so, ma noi non ci possiamo mica dividere in quattro. Questo è giusto, tutti in fila, ognuno il suo turno, tanto ce n'è per tutti, no? E appunto dicevo, mi lamentavo con lui delle esigenze degli abbonati. Sì. Ma per fortuna che fra un po' di tempo me ne andrò in pensione. Grazie al ministro siete riusciti ad ottenere anche una pensione. Scusate, vi assicuro, non scriverò niente, resta tra di noi, ma... Chi me la passa? La pensione? Lo Stato! Lo Stato d'emergenza! Ma figuriamoci se lo Stato si mette a passare la pensione a tutte quante voi! Ma io appartengo alla cosa pubblica! Più pubblica di così si muore! Hai capito? Sì, allora io abbiamo quasi finito, siete qui. In attesa di pensionamento definitivo, vedrete!